Sicuramente siamo fortemente contrari ad una scelta del Consiglio Comunale di Pescara che ha dato un indirizzo ben preciso a degli orari che ci aspettavamo invece fossero liberi dopo tutto questo tempo. Non capiamo quale sia esattamente il nesso di tutto ciò. Abbiamo dialogato più volte con il sindaco. C'è una problematica che continua a essere quella vecchia di qualche anno fa, ma che ci aspettavamo fosse messa un po' da parte da qualche residente, perché dopo una pandemia ci aspettavamo un atto di responsabilità forte da parte dei residenti nel far ripartire un'economia che era comunque in ginocchio. Sono famiglie di lavoratori e famiglie di imprenditori che devono ripartire. È una ordinanza che ad oggi non ancora esce, speriamo che esca in questa mattinata. Noi però abbiamo chiesto al sindaco, visto che ci ha detto che nulla poteva essere modificato in questa prima ordinanza, di lavorare immediatamente, fin da subito, insieme al suo consiglio comunale e ai capogruppi, a un'ordinanza che dal 7 luglio vedrà una città aperta al turismo e una città che torna alla normalità, perché se la loro preoccupazione è di accompagnare in un post pandemico, anche se non siamo al termine della pandemia, la città e le sue abitudini, ci aspettiamo che dal 7 luglio, fatto questo ulteriore enorme ed importante sacrificio da parte delle imprese, si torni ad una normalità. Quindi la possibilità è che tra meno di un mese le cose possano cambiare. Voi puntate su questo? Assolutamente, anche perché dagli impegni presi dall'amministrazione nel ascoltare tutto quello che noi abbiamo posto come problematica anche per il resto della città, perché l'ordinanza all'inizio era per tutta la città, adesso dovrebbe contemplare purtroppo alcuni luoghi in alcuni momenti, ma abbiamo chiesto una certezza e una tranquillità dal 7 luglio. Se questo atto del sindaco e dell'amministrazione è voluto per accompagnare un percorso, che dal 7 luglio questo percorso inizi in maniera normale come è accaduto negli altri anni.